È l'uomo giusto, Ranieri, per rilanciare la squadra? No, speriamo. Lei che cosa ne pensa di un romano e romanista alla guida della squadra? Può essere un bene o come un male, dipende da come la prendono i giocatori. Lei che cos'è che non la convince? E poco tempo per lavorare e le altre che non si fermano. Io penso di sì, perché è anche un romano. Romano e romanista? È posto, romano e romanista, brava, ha detto bene. Quindi lei lo preferisce? Sì, io preferisco. Daniele chi? Ranieri. Daniele Profeta? Lui ha vinto qualcosa dove stava, però non lo so se alla Roma fa bene o fa male, bisogna vedere. Intanto gli hanno fatto un contratto per pochi mesi, fino alla fine del campionato, quindi bisogna vedere se glielo rinnovano. Ranieri non è da buttare via, è un buon allenatore, ha vinto lo scudetto lì, anche se l'ha vinto con una squadra che non... è stato un miracolo che ha vinto quello scudetto, perché non lo rivincerà mai più. Era una squadra di metà classifica, ha vinto lo scudetto, quindi... Ranieri è l'uomo giusto per rilanciare la Roma? Speriamo. Ormai li sono sperati. Che cos'è che non la convince? Anche romano e romanista? E non convince niente, perché è tutto Monci, gli hanno dato 1 milione di atto, niente, chi viene viene, mi sembra, qui proprio ambiente. Lei ce l'ha un nome in mente che forse potrebbe aiutare? Io Chic. Perché la convince di più? E perché ragazzo giovane, tocca dargli tempo, e poi abbiamo quelli anziani, stanno tutti a posto. Ranieri è la persona giusta per rilanciare credo, la Roma? Ma non si tratta di rilanciare, quantomeno è una persona tranquilla e serena, e credo che sia stato un ottimo gesto di Totti, questo molto intelligente, sopra le righe. Queste sono, ha capito Totti la persona che serviva, penso, è stato... Credo un giusto consiglio suo. In più è romano e romanista. A parte la romanità, esatto, la romanità è quella che serve un pochino, non servono le tattiche in questo momento serve la romanità e la serenità.